Un'opera molto importante che arriva quasi dopo 50 anni, richiestissima dal mondo ceramico. È veramente arrivato il momento? Ci sono tempi certi di realizzazione? Sì, ci sono tempi certi di realizzazione perché abbiamo completato praticamente tutti gli adempimenti burocratici. Tra poco verrà registrata alla Corte il decreto interministeriale che ho firmato col ministro Padoan. Quindi da qui in poi dobbiamo aspettare i cantieri che saranno a maggio dell'anno prossimo, e quindi perché va completata la progettazione esecutiva, e quindi abbiamo finalmente una certezza che una grande area industriale e logistica potrà funzionare al meglio come funzionano le grandi aree industriali in tutto il mondo, cioè ben connessa con le principali arterie di comunicazione, e questo vuol dire la potenzialità di essere più competitivi e di creare più posti di lavoro e di mantenere posti di lavoro. Nel frattempo, in questo anno, continuiamo a ragionare con le popolazioni, con gli enti locali per migliorare sempre il progetto, perché abbiamo ancora qualche mese di tempo per affinare i particolari. Quindi è una bella giornata oggi perché, diciamo, abbiamo completato davvero un iter che sembrava non finire mai. È una delle tante situazioni italiane che per decine di anni è rimasta bloccata e che finalmente viene sbloccata. Ministro, aspettano da decine di anni questa operazione, e gli imprenditori, i rischi adesso sul futuro del governo non sono un pericolo, perché alcuni sono un po' preoccupati? No, non sono un pericolo perché noi adesso abbiamo questi atti, diciamo, che vengono fatti immediatamente, quindi il governo è in grado di farli, sono atti amministrativi finali. Speriamo anche Mutarelli molto soddisfatto alle sue spalle sul tema dei caselli, avete trovato un accordo? Sì, sì, ma stiamo cercando e trovando l'accordo, quindi abbiamo ormai terminato tutte le analisi, molti suggerimenti agli enti locali sono giusti. Ministro, l'impatto sull'ambiente di quest'opera, a pochi giorni dal 17 di Bologna? L'impatto sull'ambiente di quest'opera è stato valutato tramite le procedure di valutazione di impatto ambientale, trasparenti, con la conferenza dei servizi, con l'ascolto di tutte le obiezioni. Dobbiamo anche decidere se siamo in grado o no di fare le opere pubbliche in Italia, perché io ho per esempio ho revisionato 50 km di viadotti in Val di Susa perché erano inutili, bastava riutilizzare la linea storica in gran parte. Laddove invece c'è bisogno, c'è bisogno, l'abbiamo detto in un documento ufficiale, stiamo revisionando tutte le grandi opere in maniera da renderle sempre più sobrie. Ma laddove c'è bisogno, c'è bisogno. Non è il rischio di fare un doppione con la bretella e la tangenziale? Grazie. Perché è già esplosivo. Grazie. Diciamo che le popolazioni non sono tanto d'accordo con quest'opera. Le popolazioni sono state ascoltate, i sindaci rappresentano le popolazioni, il fatto che ci sia qualcheduno, qualche comitato che è contro fa parte normalmente di quando si costruisce una grande opera. Noi abbiamo, credo, discusso a lungo di questo progetto, non è un progetto improvvisato. Si cercherà e si è cercato di tenere conto di tutte le osservazioni e si continuerà a fare questo lavoro, non è finito. Il lavoro... rischio di fare un flop come la Brebemi a Milano? Ma direi proprio di no. Noi abbiamo fatto grandi simulazioni qui e quindi francamente direi proprio di no.